gli studenti sono pronti, almeno nella mia personale esperienza sono assolutamente pronti. Ieri ho fatto la prima lezione di un laboratorio di metodi e tecniche e-learning nell'ambito del corso di laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti. Erano 60, mi sembra 63 persone. All'ora dell'appuntamento in sincrono si sono presentati tutti immediatamente con i microfoni spenti e anche il video disattivato. Hanno iniziato a utilizzare la chat e qualcuno può aver avuto dei problemi, ho notato che qualcuno è uscito e poi è rientrato, ma ha risolto tutto da sé. Sono mancati completamente quei tempi, a volte lunghi, che caratterizzano tanti incontri online, dove c'è quello che non sente, dice ma io non ho questo problema, come faccio? Cioè, hanno partecipato, io potrei dire, professionalmente. E quindi è stata un'esperienza ottima, hanno utilizzato la chat in maniera appropriata, con osservazioni puntuali. In realtà io sono diversi anni, tanti, diciamo che dalle origini forse una decina d'anni, che utilizzo tutte queste metodologie che ora ricadono, diciamo, sotto il cappello dell'online, della didattica a distanza, utilizzo per complementare e potenziare l'esperienza in presenza, perché avere le cosiddette classi monster di 200-300 persone è una limitazione della didattica. Per esempio, faccio sempre videoregistrazioni, perché so che 2/3 dei miei studenti sono lavoratori e questo li facilita tantissimo e migliora la relazione con loro. Utilizzo forum, l'ho sempre usati tantissimo. Ho avuto degli anni in cui ci sono stati centinaia, anche migliaia di interventi nei forum, ma non ho mai avuto problemi di scorrettezze o in realtà capiscono molto rapidamente quali sono le modalità corrette per trarre vantaggio dall'uso di questi sistemi. Siamo noi che non siamo pronti. Cioè, noi abbiamo un problema di una didattica che continua a percorrere, diciamo, dei binari che sono stati impostati in sostanza un secolo fa. Cioè, stiamo facendo le stesse cose che facevamo 150 anni fa, ma prima avevano senso, quando le classi non superavano 30 persone, che so. Ma qui abbiamo un'università di massa, e che è un bene, perché è bene che le persone in una società che pomposamente chiamiamo della conoscenza, poi questa cosa va proprio molto discussa, e le persone siano più istruite. Però la massa pone dei problemi e queste tecnologie possono servire. Ma non le stiamo usando, cioè il fatto di usare PowerPoint a lezione non ha praticamente niente a che vedere con i vantaggi che si possono trarre dal fatto di fare videoregistrazioni per gli studenti lavoratori, usare i forum in maniera corretta e tanti altri aspetti che facilitano la comunicazione e anche l'organizzazione. Questo vale per la didattica universitaria, poiché abbiamo l'emergenza ora causata dalla pandemia e abbiamo, quando parliamo di didattica a distanza nella scuola, pensiamo a tutta la scuola, le problematiche. La scuola secondaria può andare anche bene. Ho intervistato tantissime persone e gli adolescenti in realtà se la cavano bene, anzi addirittura spesso le famiglie sono quelli che in qualche maniera li usano con maggiore disinvoltura le tecnologie, non sempre, ma insomma abbastanza spesso. Ma nel caso dei bambini il supporto della famiglia è necessario, questo è un grosso problema, enorme problema. Qui ecco, le problematiche sono diverse, quello che si può fare a distanza è un pallido surrogato ai fini della sopravvivenza. A parlare di continuità didattica penso addirittura sia fuori luogo, è semplicemente una chimera. C'è da sperare solamente che si torni presto a scuola, perché nel caso dei bambini l'esperienza fisica nella formazione è assolutamente irrinunciabile, questo deve essere chiaro.